è stata anche la persona che ha insegnato ai ragazzi a fare queste presentazioni. Infatti faccio una battuta velocissima, ma se pensiamo che questi ragazzi hanno 17 anni, pensiamo alla padronanza che hanno di stare sul palco, ai contenuti, alla qualità delle presentazioni, a mio avviso è impressionante. Io sono rimasto colpito, li ho già seguiti ieri e non ho voluto dirglielo in anticipo, glielo dico oggi perché già tra ieri e oggi si sono ancora più migliorati, però oggi effettivamente l'impatto, a mio avviso, pensate che hanno solo 17 anni. Sì, è vero, solo 17 anni, è anche vero che è bene cominciare a correre presto. Assolutamente. È giusto che questo corso accelerato. Tornando alla domanda. Parliamo dei docenti, ciò che certo. L'ultimo è stato anche l'ultimo, last but not least, dice in questi casi, il vostro professore legato, il professore legato di ieri, Paolo sì. Caroni. Ha fatto una lezione anche lui con loro. Ha fatto, ha fatto una lezione, sì, dottor Scaroni, è stata una delle ultime lezioni, ovviamente. Ha fatto una lezione di tipo generale di grande interesse. Ha fatto anche una lezione di tipo motivazionale, spingendo questi ragazzi a lavorare, a imparare, a studiare, perché questo è importantissimo non solo per la vita, ma anche per avere la libertà poi di poter scegliere e di poter fare qualcosa di buono per la società. La lezione del dottor Scaroni però è stata una delle tante lezioni. Noi abbiamo avuto la bellezza di 28 docenti, hai citato tu prima 50 ore di lezione e 33 lezioni. Quello che voi vedete oggi è solamente la punta dell'iceberg, diciamo, cioè il loro prodotto finale. Però questi ragazzi sono passati attraverso un corso che è partito dai fondamentali dell'energia, quindi dai bilanci energetici, alle fonti fossili, il ciclo di vita di tutte le fonti fossili e delle fonti rinnovabili, agli impatti ambientali, climate change, ci hanno fatto una full immersion del mondo dell'energia, in cui a mio avviso e vi auguro hanno imparato molto e spero che da loro sia stato apprezzato quello che è stato almeno da parte nostra, da parte della Fondazione e da parte anche di Eni, uno sforzo per portare a loro la miglior docenza possibile nel migliore dei modi, anche utilizzando queste classroom virtuali che si sono rivelate effettivamente efficaci. Quando c'è un buon insegnante, che sia di persona, che sia dietro un computer, l'impatto è sempre notevole. Io devo dire, quando ho fatto l'incontro con loro era molto challenging, perché parlava non vedere dall'altra parte chi c'era. Non sapevi se stavano sbadigliando, se erano andati, stavano scrivendo, cioè tu dice, non hai la faccia, era complicato. Però ogni tanto, dicevo, che cosa ne pensate? Per fortuna arrivava in chat un feedback che capivi che non avevi sbagliato. È stato uno degli indicatori per me più significativi, il numero delle domande e la qualità delle domande, il fatto che molto spesso mi hanno messo anche in difficoltà, cioè non ho saputo dare una risposta immediata, quindi che significa che non solo avevano capito quello che gli stavo dicendo, ma erano andato anche più in là di quanto fosse andato io, che non mi ero posto la domanda. Quindi a mio avviso questo è stato un indicatore, è stato un limite purtroppo, vedremo magari nelle prossime edizioni, di essere più interattivi con loro, però obiettivamente siamo riusciti ugualmente, anche senza vederli in faccia, per me è stata la prima volta ieri, è stato utile. Consentimi di fare un'ultima battuta, un ultimo ringraziamento al comitato scientifico, perché questa esperienza ha avuto anche un comitato scientifico alle spalle, composto da professori dell'università, composto dai docenti stessi delle scuole, composto da ricercatori della fondazione, composto da ricercatori di ENI. È stato un comitato scientifico che ha stilato il percorso. C'è un compito importante anche oggi, perché dopo le 7 presentazioni il comitato scientifico dovrà scegliere quale team va per una settimana alle 20, corretto? Certamente, è il compito di selezionare poi i vincitori, i tre vincitori che andranno alle 20. Per me, guardate, ve lo dico dal profondo del cuore, siete tutti vincitori. E mandateci di tutti alle 20. Perché sono bravi. Investimento che io personalmente abbia fatto nella mia vita professionale. È stata di una soddisfazione vederli ieri, che tu non hai un'idea, proprio perché trovi dei giovani bravi, impegnati, preparati e ti si apre il cuore, nel senso che dici effettivamente questo paese se punta sui giovani, se punta sull'insegnamento, se punta sugli insegnanti che hanno questa grandissima responsabilità di formarli, di creare la loro capacità critica e capacità di imparare, di studiare, di impegnarsi. Questo paese può avere ancora un futuro. Non voglio essere retorico, ma è quello che effettivamente dopo l'esperienza di ieri mi viene spontaneo dire. Sottoscrivo, sentiamo il terzo, mandiamo la sigla. Grazie Dante. Grazie a te.